Roland Buratti, presidente dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano. Il Natale si avvicina, quali sono le iniziative di questo 2022? Ma le iniziative si prospettano buone, molto buone. Noi organizziamo questo Natale, questo mercatino di Natale sempre con grande entusiasmo e ci emozioniamo. Proprio l'altro giorno abbiamo già messo l'albero di Natale enorme come sempre, che sarà decorato con i manufatti fatti dai bambini negli ospedali oncologici, e quindi si accenderà questo meraviglioso albero molto grande messo a disposizione dei nostri boschi. Il mercatino di Bolzano quest'anno forse, speriamo che non succeda altro in queste due settimane che mancano all'apertura, c'è stato il Covid che ha condizionato moltissimo tutta l'organizzazione con i varchi e i controlli. E quest'anno, a rovinare un pochino la festa, diciamolo, c'è stato il risparmio energetico con le luminarie, però è stato di necessità, se ne fa virtù. Siamo ritornati a un mercatino ancora più accogliente, ancora più caldo, tenendo sempre come il tema dell'avvento nello spirito di quello che sono i mercatini del nord Europa, e che sono poi nella tradizione sudtirolese, e quindi sarà con più alberi, con più decorazioni senza le luminarie e con moltissime manifestazioni di contorno, quali ad esempio una bellissima mostra di Arturo Benedetti Michelangeli, famoso pianista che è stato per molti anni al Conservatorio di Bolzano, con dei concerti messi a disposizione, il direttore del conservatorio ha messo a disposizione uno Steinway che sarà con queste bellissime immagini dalle quali hanno fatto anche un libro, e dove si svolgerà sempre a Palazzo Mercantile con il Natale dei Libri, dove invitiamo sempre per presentazione delle prime di libri. Si parte quindi e si finisce quando? Allora si parte giovedì 24 alle 17 con l'inaugurazione ufficiale, dove ci saranno moltissime sorprese, dopo queste non le possiamo raccontare, e dopodiché si protrarrà fino al 6 di gennaio, quindi ci sono praticamente 6 settimane dove speriamo che, come sempre, soprattutto il pubblico qui di Firenze e della Toscana ci segua e sia sempre fedele come lo è stato in tutti questi anni. Ed è un piacere essere qui con voi, dove ormai vedo ci sono degli amici che ci aspettano. Grazie mille di averci invitato e di essere venuti.